Professor Umberto Galimberti, questo mondo fatto di digitale e di intelligenza artificiale, c'è ancora un futuro per l'uomo? E se sì, quale? No, non c'è. Non c'è. Quando i giovani mandano il loro curriculum per vedere se possono trovare lavoro, questo curriculum viene messo nel database, vengono affidati a un algoritmo, e l'algoritmo non dice chi sei tu, dice a cosa servi. Sei ridotto anche tu a un mezzo di produzione, e soprattutto di quello che dimentichiamo, che la tecnica è la forma di razionalità più alta mai apparsa nella terra. È semplice la forma, è il massimo del discorso con il cervellino che è in mezzo. È una razionalità condivisa anche col mercato. Il mercato però ha ancora una passione umana, che è una passione per il denaro, mentre la tecnica del tutto è esonerata. Se questo tipo di razionalità diventa la forma mentis di tutti quanti noi, tutte le nostre dimensioni irrazionali, che sono ciò per cui l'uomo è l'uomo, perché è irrazionale il dolore, è razionale l'amore, è razionale l'immaginazione, l'idealizzazione, l'ideazione, il sogno, tutte queste cose devono essere messe da parte. Per la tecnica sono solo le menti dei disturbi. La tecnica poi non tende al progresso dell'umanità, la tecnica tende solo al suo autopotenziamento, perché tutti i sogni che noi possiamo avere restano sogni e per raggiungerli abbiamo bisogno della dimensione tecnologica. Qui è la tecnica a governarci, non è più l'uomo che governa. Va bene?